Buongiorno a tutti. Avete visto cosa ci tocca oggi, eh? Io vi avevo avvisato, quindi avete ancora 30 secondi mentre io sto passando la pallina sotto la pianta del piede. Se non li avete preparati, andate a prendere una bottiglietta d'acqua, un chilo di zucchero, quello che volete, perché oggi ci serve il pesetto. Buongiorno a tutti, io sono Anna, benvenuti a questo appuntamento con TV12 e il Funny Center per questi appuntamenti giornalieri con Informa. Sto passando la pallina sotto la pianta del piede per rilassare la pianta del piede. Chi mi conosce sa che ormai io inizio sempre così, sono noiosa, però che ci volete fare? Nessuno è perfetto, ci mancherebbe. Scherzo. Ok, però è una cosa che fa molto bene, no? Siamo in piedi, camminiamo, facciamo un sacco di cose e ci dimentichiamo spesso di rilassare la pianta del piede. Cambio ancora una volta. Avete ancora un attimo, se siete in cucina, che state cercando qualcosa da prendere, veloci, che subito partiamo seriamente. Oggi lavoriamo con la parte alta principalmente, La volta scorsa abbiamo fatto parte bassa, oggi cambiamo. Cambio ancora una volta. Rilassate spalle e collo. Concentratevi sul vostro corpo. Inspiro sempre dal naso e fuori l'aria dalla bocca. Ok, cambio. Pallina sotto le dita dei piedi e schiaccio, 4, 3, 2 e lascio al centro, 4, 3, 2, 1, tallone e 4, 3, 2, 1, bordo interno del piede, 4, 3, 2, 1, massaggino veloce e lascio, cambio piede, dita, 4, 3, 2, 1, al centro, 4, 3, 2, 1, tallone, 4, 3, 2, 1, bordo interno, 4, 3, 2, 1, massaggino veloce e lascio. Ok, scaldiamo un po' tutto, piedi paralleli, attenzione alle ginocchia che spesso si ha la tendenza a chiuderle all'interno, sono rilassate ma non piegate. Ombelico attivo, quindi porto subito l'ombelico bene verso la colonna vertebrale, scapole sul dorsale, inizio a scaldare la zona cervicale, quindi ruoto il mento a destra e a sinistra. Ormai dovreste avere più o meno imparato questa sequenza qui, perché iniziamo sempre così, poi la lezione varia, ma io tendenzialmente il rilassamento, lo faccio sempre così. Ne facciamo ancora due, inspiro sempre dal naso, fuori l'aria dalla bocca, disegno una U, il mento scende sul petto e vado da una parte all'altra, rilasso bene. Allungo bene la zona cervicale, il movimento è lento e accompagnato, datevi il tempo per scaldarvi. Ok, mi fermo al centro, sul mento e scendo un anello dopo l'altro, incurvo bene la schiena e vado a raggiungere il pavimento se ce la faccio, e se no mi fermo prima, fletto le ginocchia, pugno in pancia, schiena curva, salgo. E scapole sul dorsale, la testa è sempre l'ultima, sul mento e scendo. Sentite cosa vi dice la colonna vertebrale, quindi calma, non molleggio, non tiro, arrivo giù al mio massimo, fletto, pugno in pancia, schiena curva, salgo piano. Scapole sul dorsale, ultima volta, completo e scendo. E fletto. Ricordatevi di respirare, non fate questi esercizi in apnea. E adesso scendo. Il peso è sempre leggermente sbilanciato in avanti. E fletto, salgo a metà, mani sopra le ginocchia, incurvo, fuori l'aria in arco. E inspiro e fuori l'aria. Coinvolgo bene tutta la colonna vertebrale. E fuori l'aria e inspiro e fuori, e l'ultimo inspiro, fuori l'aria e schiena curva, salgo su tutto un dritto. Ok, e inspiro e fuori l'aria, inspiro e fuori, e l'ultimo inspiro e fuori l'aria. Ok, rimango sempre con i piedi divaricati, scaldiamo un attimo anche la parte alta, porto le braccia parallele al pavimento. Adesso da qui, palmi rivolti al soffitto,
faccio una torsione del braccio, quindi ruoto la mano per portarla bene verso il soffitto e torno e cambio, ruoto e torno e ruoto e torno e ruoto e torno. E là potreste anche fare una cosa carina, quando fate queste lezioni, farvi una bella foto e ce la mandate su Facebook, via mail, dove volete, così capiamo insomma che state facendo i nostri esercizi, se li fate da soli, in compagnia, magari con il cane, col gatto, e rilasso. Ok, bene, adesso inspiro, mani sopra la testa e porto dietro la nuca e su. Apro bene, la schiena è dritta, ok? Quindi è un ombelico attivo. Unisco i gomiti davanti al volto, leggermente sotto la linea delle spalle. I polsi rimangono aperti. E vado, conto. 1 e 2 e 3 e 4 5 6 7 e l'ultimo 8. Ok, lascio, sciolgo. Stiamo scaldando le braccia perché così poi col pesetto siamo già un po' caldini, non ci facciamo male. Lo facciamo ancora una volta e vado. Inspiro, fuori l'aria, mani dietro la nuca. Inspiro su, fuori l'aria, apro bene, unisco i gomiti. 1 e 2 3 4 5 6 7 e l'ultimo 8. Ok, lascio, vado a prendere il mio attrezzo, quindi pesetti alla mano. Chiaro che se avete il chilo di zucchero è meno comodo da tenere, però insomma in qualche modo fate, dai. Allora, piedi paralleli, le ginocchia sono rilassate, la cosa importante è che la zona lombare non vada a perdersi, quindi sempre ombelico attivo. Vado a tenere i gomiti vicino al busto, ok? Non serve stringere il pesetto, tanto se il palmo è rivolto al soffitto siamo a posto. Porto il pesetto alle spalle, non serve fare grandi cose, quindi si spostano solo le mani. 1 e scendo, 2 e scendo, 3, respiro sempre, 4, 5, 6 e 7 e l'ultimo, 8, ok, molto bene, rilasso un attimo, rimango sempre in piedi, se volete potete anche mettervi seduti su una sedia, come volete, però insomma così manteniamo bene la verticale. Ok, apro le braccia di lato, gomito a 90, non sposto, non piego in questo senso, unisco le mani sopra la testa. Non ve lo dico più, ombelico attivo, schiena bella dritta, le spalle sono rilassate. Non andate a nascondervi dentro il collo, ok? E vado, porto su, 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7 e l'ultimo 8. Ok, adesso mentre facevamo questo esercizio mi è venuto in mente che durante il lockdown una mia allieva ha preso il Dixan. Magari non lo posso dire, ho fatto pubblicità. Ok, quindi prendeva il Dixan per le vaniglie e faceva questo. Quindi se uno vuole si trova sempre qualcosa. Ok, decidete, occhio adesso se avete il Dixan di non darvelo in testa, se fare uno o due pesetti. Porto i pesetti oltre la testa, quindi sopra la testa, la schiena attiva, quindi ombelico attivo, retroversione del bacino. Porto il pesetto dietro e tiro su. 1, 2 e 3, spalle rilassate, 4, anche se abbiamo le braccia su, 5, 6 e 7 e l'ultimo, 8 e lascio, rilasso un attimo. Ok, adesso mi preparo, è indifferente, tanto li faremo alternati, un piede davanti, il piede dietro è posizionato con il tallone sollevato, non siamo in affondo, quindi è solo una posizione d'appoggio. Da qui ho i gomiti sempre attaccati al busto, spingo dietro il pesetto, ok? Mi raccomando, schiena, ombelico attivo, spalle rilassate, retro del collo allungato e vado. 1, 2, 3, 4, 5, spingo bene dietro, 7 e l'ultimo 8. Ok, cambio piede,
cambio posizione, adesso avremo le braccia tese, palmo rivolto al soffitto, l'ombelico attivo, spalle rilassate, spingo il pesetto dietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora altri 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e lascio. Ok, sciolgo. Bene. Respiro un attimo. Facciamo ancora uno, poi andiamo un attimo a terra. Le gambe sono divaricate, come prima avrò l'ombelico attivo, solo che il busto sarà leggermente un po' più avanti, a 45 gradi. Angolo di 90 gradi sul gomito, ok? Immagino un filo che mi porta il gomito verso il soffitto. Nel fare questo non devo inarcare la schiena, ok? Quindi sempre bene l'ombelico attivo. Porto i gomiti al soffitto. 1, sguardo a terra, così non inarco la zona cervicale. 3, 4, ricordate di respirare. 5, 6, 7, 8, altri 8, 8, ombelico mi raccomando, 7. Se sentite che la zona lombare lascia, quindi molla, lasciate l'esercizio. Ho perso il conto, ma credo saremo a 3, 2, e l'ultimo, lascio, al limite ne abbiamo fatti due in più che non ci fa male. Ok, perfetto. Appoggio i pesetti a terra e vado a sedermi anch'io. Ok, qui sapete che se non riuscite a stare comodi seduti, vi mettete un cuscino, comunque rialzate leggermente il gluteo in modo tale che le anche siano bene rilassate in avanti. Non dovete avere fastidio, potete tenere le gambe piegate, tese, come volete. Ok, prendo un pesetto in questo caso, angolo di 90 gradi rispetto al corpo, ok? Non serve mettere tensione sul pesetto, spingo su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fermi lì, apro e chiudo il gomito. 1, 2, schiena bella dritta, non mollo. 3, 4, 5, 6, 7, resisto. 8, adesso cosa faccio? Porto il pesetto a sfiorare il pavimento e porto su. 1 e 2 e 3 e 4, resisto, 5, 6, 7 e l'ultimo 8, l'ultimo promesso, raccolgo il gomito, 1, estendo, 2, estendo, 3, 4, 5, 6, 7, resisto che l'ultimo 8, super, lascio, faccio riposare il braccio, cambio subito, angolo di 90 gradi, spingo su, 1, spalla rilassata, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tengo l'addome, 8, apro e chiudo, 1, mi raccomando qua, 2, 3, 4, respiro, 5, 6, 7, l'ultimo, 8, stendo il braccio, porto il pesetto al pavimento, 1, non supero la linea della spalla, 2, 3, non si deve sentire il rumore del pesetto sul pavimento, 5, 6, 7 e l'ultimo, 8, porto indietro il gomito, 1, resisto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e l'ultimo 8, molto bene, lascio, sciolgo un attimo, rilasso le braccia, ok, perfetto, molto bene. Non dovreste aver sentito male alle spalle e al collo, questo deve essere super rilassato. Ok. Da qui mi preparo, vado in quadrupedia, ok, ma mi metto bene in quadrupedia, mani sotto le ascelle, giro un polso verso di me e le dita, giro il polso e porto le mani, vado un attimo a rilassare. Ok, disegno dei cerchietti, cambio giro,
Ok, giro la mano, giro l'altra e disegno dei cerchietti. Quindi andiamo subito a rilassare un attimo le braccia che hanno lavorato. Poi, visto che abbiamo i pesetti, ne approfittiamo e facciamo anche un paio di esercizi per la parte bassa. Cambio giro. Ok, perfetto. Molto bene. Vado a sedermi e mi preparo per andare nella posizione del ponte. Tengo i pesetti vicino, perché chi vuole, chi è coraggioso, li usiamo. Quindi da qui, retroversione del bacino, vado a stendermi a terra. Cosa succede quando facciamo il ponte? Abbiamo i piedi paralleli, spalle e collo sono rilassate, porto bene il mento verso il petto, quindi non guardate oltre di voi, piuttosto cercate di portare il mento verso il petto. Retroversione del bacino, un anello dopo l'altro, vado nella posizione del ponte. Ginocchia, anche spalle sono allineate, il peso è sulle spalle, quindi il collo deve essere bene rilassato, ok? Resto un attimo, ombelico attivo, stringo bene l'addome e scendo un attimo, piano, piano, piano. Un anello dopo l'altro vado giù fino a terra e ritorno su in posizione, inspiro, fuori l'aria salgo. Ok, molto bene. Adesso per chi se la sente, prendo i miei pesetti. E cosa faccio? Non me li metto qua sul petto, vado ad appoggiarli sulle anche. Teneteli fermi che non vi arrivino in gola, che sennò facciamo danni. Da qui spingo il bacino verso il soffitto, piccoli molleggi. Uno, stringo bene il gluteo. Due, tre, occhio alle ginocchia che non vadano a zonzo. Quattro, cinque, sei, sette e l'ultimo 8. Fermi lì, resto in posizione, 8 tempi. Stringo bene il gluteo. 2 3 4 5 6 7 e l'ultimo 8. Scendo piano, un anello dopo l'altro. Sento la colonna vertebrale che si appoggia al pavimento. Ok. Molto bene. Tutto ok. Spero di sì, E ritorno in posizione, quindi attenzione ai pesetti che non vi arrivino in gola, un anello dopo l'altro, salgo e vado nella posizione del bridge. Ok, resto in posizione, adesso senza scendere col bacino, sbatto le ginocchia, quindi apro e chiudo le ginocchia, 1, 2, 3, 4, non scendo col gluteo, 6, 7, 8 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gli ultimi, 1, 2, 3, 4, occhio al bacino che scende, resisto, 7, 8 e scendo piano, un anello dopo l'altro, ritorno, incollo bene la schiena al pavimento, ok, qui si sente bene il gluteo che lavora, Quindi abbiamo compensato per non fare proprio solo braccia oggi, facciamo anche un pochino la parte bassa. Ultimissimo esercizio, promesso, retroversione del bacino, salgo, mi metto in posizione, ricordatevi sempre peso sulle spalle e il collo bene rilassato. Ok, da qui stacco i talloni da terra, resto in posizione, se sentite che il peso è troppo lo togliete, non c'è problema, Spalle e collo rilassate, spingo su bene il gluteo, resto ancora, 4, 3, 2, appoggio i talloni, non scendo col bacino, non fate i furbi, sulle punte dei piedi e resto in posizione, 4, 3, 2, 1, appoggio e scendo piano, 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 piano. Ok, lascio i pesetti, li metto qua così non mi danno fastidio, abbraccio le ginocchia, allungo bene la schiena, allungo bene il retro del collo. Ok, sposto le ginocchia di lato sul fianco e faccio una bella torsione della schiena. Io guardo dalla parte opposta e ritorno, cambio dall'altro lato. Cerco di fare una bella torsione e lasciare tutte e due le spalle a terra. Ok, porto il busto verso le gambe e salgo piano. Ok,
mi metto comodo come preferisco, sciolgo le spalle. Ok, mano sulla tempia, giù bene tutte e due le spalle, allungo il collo. E ruoto il mento. Tutte e due le mani dietro la nuca. E lascio, cambio, giù bene le spalle. Ruoto il mento. Tutte e due le mani dietro e lascio, salgo piano, trasferisco il peso oltre, accosciata, giù le mani, giù la testa, sul sedere fuori l'aria e fletto le ginocchia, pugno in pancia, schiena curva, salgo piano. Tre bei respiri insieme, in e fuori l'aria, inspiro e fuori e l'ultimo e fuori. Grazie mille a tutti, buona giornata!